ragazzi, ecco voi un nuovo video di cucina dove vedrete il noccio tiramisù. Una volta che imparerete a farlo, sarà una droga e non ne uscirete più, vi avviso. Cosa dovete fare? Dovete prendere circa 200-250 grammi di nocciole. Io prendo le nocciole classiche, le ho prese anche al Lidl che costavano meno. Le metto comunque dentro al nostro frullatore, trita tutto. Ora prendiamo lo zucchero integrale di canna, mi raccomando, zucchero integrale di canna, e devono essere circa 150 grammi. Ovviamente, grammo più, grammo in meno, non succede niente. Infatti, adesso qua ne ho messo un po' di più, noi andremo un po' a toglierlo, ma non preoccupatevi, non è proprio così rigida come ricetta. E il nostro zucchero poi lo posizioneremo nel tritatutto dove abbiamo messo comunque le nocciole in precedenza. Io utilizzo il mio Kenwood, voi utilizzate ovviamente quello che avete, dovete iniziare a frullarle, a tritarle, scusate ancora. Le tritiamo per circa 5-10 minuti finché non si crea praticamente una pastella friabile. State attenti a non farle diventare troppo liquidi, quindi prestate un attimino attenzione voi visivamente quanto tempo lasciare. Dopodiché cosa facciamo? Prendiamo 200 g di acqua, perché io utilizzo l'acqua al posto del latte, riaccendiamo il nostro frullatore e iniziamo ad amalgamare che si crea appunto questo impasto, questa cremina. E anche in questo caso lasciamo 5-10 minuti. Poi cosa dovete fare? Prendiamo la fecola di patate e iniziamo a posizionarla appunto nel nostro grammi e ne serviranno, vi dico, tra fecola di patate e io ho utilizzato la farina di carrube oppure comunque il cioccolato, nel totale ne servono 70, quindi dosatevi voi. Se non avete comunque la farina di carrube, utilizzate tutta la fecola, quindi 70 grammi di fecola. Se poi volete abbellirla, mettete un po' di cioccolato, quindi dosate voi. L'importante è che il composto tra le due farine sia di 70, 70, 72, 71, vabbè, non è proprio alla lettera, ma che il composto sia insieme. Io ora lo setaccio perché comunque deve essere una cosa sottile e la metto in un recipiente per cottura, se no voi comunque dovete metterlo in un recipiente che poi andrà nei fornelli. Il mio Kenwood cuoce, quindi voi sapete, utilizzo questo. Una volta che è preparato tutta la farina, che l'avete setacciata, ora prendiamo il composto che avete tritato in precedenza, formata la cremina, mettiamo tutto insieme bene. Dopodiché mettiamo sul fuoco a circa 90 gradi se utilizzate il Kenwood, se no a fiamma media se utilizzate appunto il fornello normale. Prendiamo altri 400 ml di acqua oppure il latte se volete utilizzare, io utilizzo l'acqua, li versiamo come state vedendo dalle immagini e facciamo partire appunto la cottura di 10 minuti. Questa cottura servirà, e oltretutto la farina di carrube e la fecola serviranno a far sì che questa salsina, questa crema che si è creata, si addensi parecchio. Avete presente la consistenza della crema pasticcera? Ecco, è la stessa cosa, si addenserà tantissimo e la nostra crema sarà pronta. Come vedete è pronta. Lasciamo comunque raffreddare e poi creiamo il nostro noccio tiramisù. Io in precedenza ho anche creato due moche di, ho fatto anche due moche di caffè, potete anche utilizzare il caffè solubile. Prendo le fette biscottate integrali, le puccio come state vedendo e inizio a comporre nel classico modo il tiramisù. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è il non utilizzo del mascarpone. Che cosa comporta? Tipo per me che sono allergica, non ho mai mangiato il tiramisù, quindi non ne posso sapere. Quindi per me è mangiare il tiramisù. Nell'altro caso, ovviamente, utilizzare un composto senza latte, senza mascarpone e con le fette biscottate mi pare anche un po' più light rispetto al tiramisù classico. E poi ha un sapore diverso, molto particolare, che a chi comunque piace le nocciole, a me piacciono, è veramente buonissimo. È diventata una droga questo noccio tiramisù. Fatto il primo strato di appunto fette biscottate, iniziamo con la nostra cremina. Qua decidete voi quanti strati fare, come farli. Io faccio bene lo strato prendendo bene anche i lati appunto della nostra ciotola. Dopodiché inizio con altri strati. Decidete voi, come vi dicevo, se fare uno strato, due strati, tre strati, quattro strati, insomma, decidete anche in base alle vostre dosi quanti strati fare. Io comunque ne faccio sempre due o tre, anche perché non voglio la fettazza altissima, ma neanche troppo bassa. Mentre vedete la composizione, chiacchieriamo un po'. Purtroppo questi dolci sono diventati una droga perché sono buonissimi, come il tortino caldo di cioccolato che vi ho pubblicato in precedenza. Sono veramente, come li chiama Pietro, la morte sua. E infatti io cerco di non farli tantissimo perché ovviamente non è che
siamo immuni tutti al peso, al nostro peso, mangiando dolci a oltranza. Però almeno una volta a settimana faccio comunque un dolce. Sto provando tantissimi dolci perché mi piacciono farli. Mi piace più fare i dolci che cucinare tutti gli altri, le altre pietanze. È il mio punto forte. Mi piacciono, mi divertono e quindi mi piace sperimentare. A noi queste cose. Appunto, ve l'ho ripetuto 40 volte, piacciono. Però, per esempio, a mamma, che è più classica, gli piace più la crema pasticcera, le cose classiche, all'inizio mi fa: ma sa di poco, non sa di niente. Quindi cercate di immaginarvi un sapore diverso dal solito e di non paragonare il tiramisù classico, perché ovviamente hanno due sapori diversi e non vorrei che ci rimanesse male. L'ultimo strato di appunto che andiamo a comporre, io lo modifico un po', nel senso cosa faccio? Io di solito ci metto il cacao, ovviamente lo setaccio sopra, uso un colino classico, il cacao amaro, ne metto molto molto in abbondanza perché proprio si fonderà poi, quando voi mangerete la fetta, sentirete questo retrogusto amaro e si fonderà tutto insieme e a me piace tantissimo. E poi per abbellire ancora di più metto qua e là qualche goccia di cioccolato, appunto per abbellire il nostro piatto. Oltretutto a me piace molto il cioccolato, mi piacciono le gocce di cioccolato, mi piace il cioccolato fondente, quindi tendo quando faccio un dolce a metterne sempre. Come vedete mi è uscita una teglia e mezzo, questo è il risultato finale nelle varie foto, nelle varie parti. Fatemi sapere se lo proverete anche voi, taggatemi nei social appunto se lo provate, fatemi sapere cosa ne pensate. Al prossimo video, un grosso bacio a tutti, ciao!